Alla casa di Walter di Quarata è stata presentata la nuova formazione della Fortis Arezzo del presidente Francesco Martoglio ai nastri di partenza della stagione sportiva 2016-2017 con la fiducia di un probabile ripescaggio in categoria superiore anche per i meriti sportivi che la vede ai primi posti della graduatoria dopo un'ottima stagione in terza categoria. Un gruppo che è stato ben selezionato in ogni reparto per poter competere sempre ai vertici. Ad affiancare il bomber Pecorari con 30 reti all'attivo nell'ultima stagione arriva la punta Batrino. Varie fusioni, qualche squadra che non riparte, quindi attendiamo comunque sia il responsor della FIGE per gli eventuali ripescaggi. Abbiamo costruito una squadra quest'anno, come tutti gli anni, chiaramente purtroppo ci sono le partenze e ci sono gli arrivi. Abbiamo costruito una squadra che ci possa far trovare pronti per la terza, chiaramente, categoria a cui ad oggi siamo, e un eventuale ripescaggio in seconda con giocatori fuori quota che abbiamo preso. Quest'anno è stato un lavoro meno dispendioso a livello di giocatori perché avevamo costruito nella stagione passata un organico abbastanza buono, una bella ossatura. Lo staff aveva e ha lavorato benissimo e quindi abbiamo solo inserito i giocatori nei punti giusti dove eravamo un pochino più deboli. È arrivato tre giocatori dall'Etruria Capolona, vincitrice del campionato di seconda categoria, come Boncompagni, Rosadini e Cannata. Abbiamo preso la punta Batrino da Badiagnano che va a fare coppia con uno dei più grandi attaccanti che è Massimiliano Pecorari.